Episodio 4, parte 3. Il sacrificio supremo. Il vento è cambiato. La sezione rossa si sta ritirando dall'operazione e senza il suo supporto Zivmovic non ha alcuna possibilità. Teresa sta studiando i file criptati che le ho trasmesso. Presto sapremo se c'è un collegamento con il progetto Dark Mirror. Mi sono ricordato una cosa che Edison ha detto la sera in cui è andata via. Eravamo in piedi sotto una pioggia battente. Lei si è girata, mi ha guardato e ha detto «Credo che tutto ciò che facciamo ha uno scopo e ogni azione un significato. Tu cosa credi, Gabe?» Sapeva bene cosa credevo io. E come per questo ragazzo che sto cercando di salvare. Che vivo o muoia è tutta questione di fortuna. Non si è mai voltato indietro. Teresa, siamo nella tenda. Ti invio i file che ci sono nel computer. Bene, non appena scopro qualcosa ti chiamo. Grazie al cielo, mi dovete aiutare. Se non viene curato subito, quest'uomo morirà. A piano terra dell'edificio principale c'è una scorta di materiali medici. Se riesci a portarmelo in fretta, penso di poterlo salvare. Teresa, c'è un piccolo problema. Ti aggiorno fra un po'. Fammi sapere quando hai analizzato i dati. Ci penso io. Liban, chiudo. Cioè, ma questi sono soldati o sono tipo messi lì a fare il camping? Che non capisco. Cioè, da come li hanno presentati, sono praticamente dei ragazzini che stanno giocando a calcio su per strada. Sotto ci sono i materiali per curarlo. Portameli. Scusa, pigliatile tu. Cioè, non ho capito. Come, cioè, vorrei dire, ragazzi, siete dei soldati, eh. Cioè, siete mandati qui. Cioè, dovreste avere... Eccoci. Dovreste avere comunque un equipaggiamento, non lo so, qualcosa per combattere. Cioè, dovreste essere abituati. Invece questi sembra che tipo... Sembra che siano tipo... Boh. Tipo dei ragazzini che giocano a calcio per strada. Allora, quello facciamo scoppiare, che è pericoloso. Là sopra c'è un altro tizio. Ah, ecco, gli posso far scoppiare quello. Oh, perfetto. Cioè, veramente, l'ONU pubblicizzata benissimo in questo gioco. Oh, merda. C'è l'ONU, ti va, soldati inviati per la pace. Niente. Eccoci. Gabe, cattive notizie. Ho analizzato i dati, penso che Cress sia una talpa. Sì, lo sospettavo. Sei ancora con lui? No, è nella tenda, con Jensen. Gabe. A vuoti, Ion. Как раз там, где Кресс и Гаврил. Возьми его. Minchia, ma quanto spacchio mi levano, ma è incredibile. Vedi, il problema è che sto gioco si basa solo ed unicamente sul nascondi, spara, nascondi, spara, nascondi, spara. Cioè, è una sorta di, non lo so, di bullet action, no? Come si chiamano quelli là?
che c'era una volta su PlayStation. Ok, ce ne sono ancora. Quindi devo ritornare indietro praticamente. Perché c'è la talpa. Oh. Vabbè, questi proprio... Ok, questi proprio si sono buttati così nella, nelle fauci del drago. Proprio premio miglior... mi hanno anche ferito, nonostante tutto mi hanno ferito. Cioè, di che stiamo parlando? E giustamente tutti morti. Dannazione, Jensen è morto. E Grass? Andato. I soldati di ZP contano di portarsi via i contenitori di uranio. Cress sarà con loro. Gabe, devi fermarlo. Questo è certo. Gabe, cos'è stato? Abbiamo visto tutto l'edificio vibrare. Cress si è lasciato dietro un regalino nel caso fosse sopravvissuto all'imboscata. Ha fatto esplodere l'edificio dall'interno. Stai bene? Sì. È Cress che tra un po' se la vedrà molto brutta. Un edificio abbattuto non mi terrà lontano da quel bastardo. Oh. Parole dure. Che giubbotto di proiettili. Ah, però glielo posso buttare giù. È come... è come nel Siphon Filter 3, che comunque il giubbotto antiproiettile si può sparare. Questo che fa? Bravissimo. Mi sa che devo salire da qua. Yes. Ecco, sì, se, se ci riesci magari mi fai un favore. Ah, lo stesso me lo droppano il giubbotto antiproiettile, anche se... ok. Questa prova nascosta. Ah, è perché sono già full? Allora fai così. Vabbè, niente. Comandi. Ecco qua. Vedi, col colpo singolo, se li riesco a mirare in testa, è tutto più facile. Ok,
Mentre invece poi i colpi multipli li teniamo quando dobbiamo rushare, tipo. Eccoli. Merda, ho sbagliato il tempismo. Scusa, ci sono altre... Oddio, altre casse di uranio un po' venito. Controlliamo, vedi? Anche perché qua i livelli, non essendo lunghissimi, cioè, non mi sorprenderebbe che si trovino tutte quante qua le scorte di uranio. Perché qua non c'è. Proprio non mi sorprenderebbe proprio. Ok. Eccoli. Perché se li miri... Il problema è che se li miri con L1 rischi di colpire il corpo, e dato che loro si riparano qua dietro non li colpisci. Mentre invece devi mirarli praticamente con il mirino, questo qua mobile, ecco, in modo tale che tu gli possa sparare in testa. Ecco, questo invece sì, perché tanto è scoperto, quindi... Sti cazzi. Ecco, questo invece no. Oh, così e via. Verso orizzonti più felici. Questo è l'UAG? Eh sì, quello che spara attraverso le... Quello che spara attraverso le barriere. E vabbè. Questo è fighissimo. Questo dovrebbe essere il fucile che spara attraverso... Che poi è giusto, io posso fare così. Per evitare problemi. Ma qua non mi apre la porta però. Ah no, ma qua è dove sono arrivato io. Quindi io dovrei arrivare lì. Scusami, e come dovrei arrivare lì? Ah, ok. Un altro medipack, ma non mi serve. C'è un botto antiproiettile e non mi serve. Strano che anzi mi stiano dando tutte queste cose qua. Forse c'è la boss fight ora. Caricate quei contenitori. Zivmovic, qui abbiamo quasi finito. La scorta è già pronta, vero? Ho sentito qualcuno qui sopra. Per favore, Gabe, sta attento. Ricevuto.